Ciao ragazzi, sono Giuseppe della Ducati di Napoli. Oggi testeremo la nuova Multistrada V4. Seguiteci in questo video. Grazie. Abbiamo letto di tutto su questo prodotto, che non è più una Multistrada o addirittura con il nuovo motore non sarebbe una vera Ducati. Io oggi l'ho testata, sono uscito dall'ufficio, ho messo il giubbotto e sono venuto qua al Vesuvio. Avevo un po' di dubbi inizialmente quando l'ho vista, ma adesso che l'ho guidata è fantastica questa moto. Io ho sempre utilizzato moto bicilindriche 1200-1260, non rimpiango la 1260. La coppia la cerco e la vedo dai 6000 giri in poi, l'erogazione massima della moto. Però ti devo dire, si può guidare in urban. In questo percorso che abbiamo fatto misto stretto, io l'ho tenuta in urban la moto e mi è sembrata abbastanza gestibile per tutti gli utenti. Gli utenti che arrivano dagli altri prodotti non si devono spaventare della potenza che ha la moto, perché è totalmente gestibile con le quattro mappe motore e con le sospensioni. Freni, ciclistica, ci abbiamo tutto. La ruota anteriore è più alta, qualcuno dice sì, qualcuno dice no, però io l'ho trovata praticamente maneggevolissima, mi sono divertito. La sella è regolabile, io sono alto, ce l'ho nella posizione alta, si può abbassare e arriva a 84 la sella. Con le sospensioni elettroniche possiamo fare le varie modifiche in base all'utilizzo della moto. Vi illustro un po' la strumentazione, eccola qua. Allora, qua abbiamo una strumentazione di 6 pollici e 5, regolabile per i riflessi di luce. Da qua praticamente noi possiamo modificare tutto. All'interno della vaschetta centrale si inserisce il cellulare con la presa e si collega direttamente con la moto. Qua abbiamo le varie mappe di motore. Urban, molto intuitivo, Sport, selezionate. Si mappano le sospensioni per ogni riding mode. Per quanto riguarda le sospensioni, per modificarle, pilota, pilota bagaglio, pilota passeggero e bagaglio. C'è una nuova funzione, auto leveling, si livellano in automatico per ogni riding mode. Allora, questione riscaldamento motore, non l'ho avvertito, comunque siamo a 12-13 gradi, ho fatto salire un po' di temperatura. Vi spiego, i radiatori del liquido refrigerante sono montati nella parte laterale della moto. Quando accende la ventola, l'estrazione dell'aria avviene di lato praticamente e non arriva direttamente sulle gambe. Il frontale è il radiatore dell'olio. La versione che abbiamo testato oggi è una S Travel e Radar. Travel e Radar abbiamo cavalletto centrale, manopole riscaldabili e buste laterali di serie. Le selle riscaldabili il passeggero le comanda in autonomia, il pilota direttamente dal joystick e dalla strumentazione può verificare il tutto. Il parabrezza facilmente gestibile con un dito, si alza e si abbassa. A me sta molto, è piaciuta, molto.